Marzica News con Guido Pignalacci, che fa parte dell'opposizione, più esattamente del gruppo Ortucchio Protagonista, quindi nel comune di Ortucchio. Ciao Guido. Buonasera. Allora, come vanno le cose ad Ortucchio? Ma a Ortucchio si vive un momento di ristrettezza come in tutte le parti. Il comune ha difficoltà oggi nell'amministrare, anche dovuto alle molte problematiche che ci sono state dei trasferimenti dello Stato, però maggiormente si vive un momento di criticità sull'abbandono dei rifiuti e sull'incompiuto che c'è stato in questi ultimi anni nell'affrontare il problema Resin Blast. Ecco, Guido, procediamo per ordine. Innanzitutto diciamo che sei stato proprio tu ad affrontare il discorso, ad affrontare il problema. Sì, e all'inizio in qualità di assessore comunale, facendo parte della giunta dal 2006 al 2011, mi preoccupai di prendere di petto questo problema, tant'è che emettemmo un'ordinanza sia al proprietario che al conduttore dello stabile per poter rimuovere questi 1800 tonnellate di rifiuti stoccati e abbandonati all'interno di questo sito, e tutto fermo da qualche anno in attesa, come ci dice il sindaco e l'amministrazione, quindi la nuova giunta, in attesa che il TAR pubblichi una sentenza di merito, anche se il TAR precedentemente non ha concesso la sospensiva, quindi non ha accolto il ricorso dell'azienda e non ha concesso la sospensiva, e quindi l'ordinanza è in piedi e può essere eseguita in qualsiasi momento. Quindi diciamo ci sono delle beghe a livello burocratico, ma la collaborazione della maggioranza è indiscutibile, mettiamola così. La collaborazione della maggioranza, cioè diciamo che comunque spingete nella stessa direzione, non è che spingiamo nella stessa direzione, ma la maggioranza è ferma in attesa di questa sentenza che può arrivare anche tra anni, e il problema comunque di questi rifiuti è lì, resta e crea un gran malessere anche alle abitazioni circostanze, nonché al paese e alla collettività di Ortucchio. Guido, mi dicevi nel fuori onda che il malessere non è esistenziale, ma il malessere è proprio a livello di salute, insomma. Sì, ci sono delle persone che attribuiscono le proprie patologie, sì, anche a questo problema del, dei rifiuti. Sì. Ma il malessere è che tanti nostri concittadini che vivendo fuori a Roma e in altre parti non tornano più al paese e hanno le loro abitazioni a ridosso di questo insediamento dei rifiuti. Cerchiamo allora qualche spunto positivo. Qualche tempo fa, sempre a terra, è stato sollevato un altro problema di altri rifiuti in territorio ortigiano. È stato risolto quel problema? Sì, qualche tempo fa facemmo una nota, un comunicato stampa dove denunciavamo un po' di rifiuti in abbandono, ma maggiormente era proprio all'imbocco di una parte di montagna dove vi è la grotta del Porco, una delle grotte a livello archeologico. Diciamo che è una zona di pregio. Questa zona era ostruita da un notevole abbandono dei rifiuti e come promesso dal sindaco, nel poco tempo, nel giro di 20 giorni, almeno questa parte, questo piccolo segnale ci è stato dato, quindi questa parte è stata bonificata. Mi dicevi prima che facevi parte della maggioranza, poi cosa è successo? Ma come in tutte le famiglie ci sono delle piccole divergenze. Piccole o grandi? No, piccole divergenze. Io ho fatto parte della giunta, facevo l'assessore alle politiche sociali nonché ai lavori pubblici, ma credo che nei piccoli centri l'attività si debba concentrare prevalentemente sul sociale. Io ritengo che nei nostri centri c'è poco da cementificare, cioè bisogna comunque dare tanta vicinanza alle varie associazioni, e in un periodo abbiamo comunque costruito tanto, cosa che oggi vedo che sta un pochettino sfuggendo di mano, e queste divergenze con l'amministrazione hanno fatto sì che poi c'è stata la mia candidatura in un'altra lista contrapposta
ringraziando gli elettori, sono stato comunque rieletto consigliere come consigliere uscente, sono stato rieletto come consigliere di minoranza. Allora, proviamo a contestualizzare il tutto, parliamo un po' di Ortucchio, quindi dicevamo come se la passa, ma quali sono invece le risorse di Ortucchio e i limiti di Ortucchio, rifiuti a parte, insomma. Ma Ortucchio comunque è il comune che accoglie Telespazio, quindi è il comune che prende non solo da Telespazio tutto quello che viene anche dagli oneri concessori e dalle varie tasse. Quindi come territorio siamo comunque un territorio piuttosto avvantaggiato da questa entrata di Telespazio. Quindi porta fa girare Sì, l'economia, porta dei fa girare soldi. l'economia, sì, e È Telespazio più un onore che un onere, quindi insomma. È costretto comunque per territorio, deve comunque tutte le spettanze al comune di Ortucchio, quindi il comune di Ortucchio eroga il servizio e Telespazio paga i servizi al comune di Ortucchio. E questo diciamo che è un piccolo vantaggio rispetto agli altri comuni contermini, perché sembra che questa disputa negli anni sia proprio per metri tra il comune di Questione. Pescina e il comune di Ortucchio. È un comune comunque che può vantare grandi insediamenti produttivi, non scordiamo l'Aureli che comunque ricade sul Sì. comune di Ortucchio, l'azienda società Coltor. Abbiamo comunque un'area artigianale in fase di crescita e di espansione. Ovviamente il periodo è quello che è, però il comune di Ortucchio tra i paesi contermini è quello che ha questa zona artigianale e può vantare queste aziende che ricadono nel territorio del comune. Allora, ad Ortucchio agiscono due gruppi d'opposizione. Che rapporti ci sono con l'altro Sì, ma gruppo? i rapporti sono di lealtà, serietà e comunque di reciproco rispetto, ma questo anche oggi, anche con la maggioranza. Diciamo che sono un pochettino, ci siamo lasciati un pochettino alle spalle quelle che erano i passati, le denunce alla procura, e siamo tornati più a un clima di dialogo e a un clima costruttivo. Certo, poi ognuno ha il proprio ruolo, la maggioranza fa il proprio ruolo, il sindaco, la giunta, e l'opposizione cerca lì di punzecchiare quello che può riuscire poi ad ottenere. Peraltro, il punzecchiatore ufficiale Sì, sei tu, diciamo di sì, perché ti sei diciamo di autodefinito sì. il più comunicativo del gruppo, insomma. Ma il più comunicativo, ecco, sono comunque da anni, io è dal 2001 che comunque faccio parte, vuoi o non vuoi, del Consiglio Comunale, quindi un pochettino più di esperienza e cerco di coinvolgere anche altri amici che non sono in consiglio comunale, ma che comunque fanno parte dei gruppi politici. Allora, chiudiamo con un voto ad Aulerio, ricordiamo il sindaco di Ortucchio. Ma un voto ad Aulerio in questo rinnovo di amministrazione a oggi non ci sono stati grossi lavori a Ortucchio, cosa che c'era stata dal 2006 al 2011. Ma penso che è proprio fisiologico un calo nel secondo mandato da parte di un sindaco, di una giunta comunale. Scusami Guido, diverse persone mi hanno detto quel proprio testuale, fisiologico. Allora perché votare di nuovo la stessa persona? Perché in un primo mandato ci si impegna in un modo, si comincia a progettare nel primo anno, quindi si arriva a ridosso della scadenza elettorale che si stanno cominciando a compiere le opere e tutto quello che si è comunque programmato. I primi anni del rinnovo dell'amministrazione si dovrebbe fare altrettanto, però si rischia di arrivare a fine mandato e il sindaco non può essere più ricandidabile, quindi c'è un pochettino più di meno forse voglia, ma penso che su questo deve sempre prevalere l'attaccamento al paese, che è la cosa principale, e questo a noi non manca. Ah, perfetto. Allora, se te la senti, chiudiamo con degli auguri di Sì, è buon anno. chiaro che formulo gli auguri a tutti gli ascoltatori, a tutti i visionari Grazie. di Mazzica News, Marsiglia scusa. News, e nonché mi permetto ai miei concittadini di Ortucchio, che è comunque doveroso a loro rivolgere un augurio di buona fine e di buon 2014, sperando che ci sia questa programmazione e questa intesa di lavori e che Ortucchio possa comunque stare sempre ai vertici delle cronache marsicane,
per le cose positive. Cose positive. E Guido, non mi hai detto il voto però, da 1 a 10 ad Aulerio? Ma diamo un mediocre. Un 5. Oddio. Non cerchiamo ancora di più così possa lui in questi ultimi 2 anni di fine campagna elettorale programmare ed avviare lavori che la nuova giunta si troverà poi a gestire. Arriverà una nuova litigata, punto interrogativo, no. Guido Vignalaccia, Marzia News, grazie mille. Grazie.